Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio farti vedere come iniziare a fare dropshipping su Amazon, come sto iniziando e quali passi sono da seguire. Te lo farò vedere direttamente nel mio schermo e andremo passo passo a vedere i primi step se vuoi iniziare a fare dropshipping su Amazon. Però prima di tutto ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale e mettere like, così mi aiuterai a spingere il video e a farmi conoscere sempre più da più persone, così che posso portare sempre contenuti più interessanti per te e per questo nostro percorso. Se mi conosci sai bene che ho parlato più volte di dropshipping su Amazon, anche se non l'ho mai fatto, diciamo, full time. Ora sto iniziando a settarlo, ho iniziato questa settimana e voglio approfittare di questa occasione per mostrare anche a te come poter iniziare a farlo. E ovviamente presuppone che tu hai già un account venditore Amazon, se non ce l'hai che lo devi creare, ma non è argomento di questo video, farò un video più in là su come creare un account venditore Amazon. Ma non perdiamo più tempo, andiamo nel mio computer e andiamo a vedere esattamente come iniziare a fare dropshipping su Amazon e i risultati che sto avendo. Andiamo subito. Ok ragazzi, eccoci qua. Ora andiamo a vedere come esattamente iniziare a fare dropshipping su Amazon, come ho iniziato e che risultati sto avendo in questa prima settimana. Se già mi segui su eBay, per eBay saprai che utilizziamo un software gestionale per dropshipping su eBay, la stessa cosa è per Amazon. In questo caso andiamo a utilizzare Screwgrid.com, che praticamente gestirà il nostro inventario collegando gli oggetti tra il fornitore e Amazon, cambiando il prezzo se cambia dal fornitore e mettendoli fuori stock o in stock se vanno, se diciamo finiscono o rientrano in stock. Quindi ci gestiamo un po' tutto la parte del repricing. Come vedi, Screwgrid supporta un sacco di stores, Amazon, eBay, Shopify, WooCommerce, Etsy, eccetera, eccetera, anche se io lo utilizzo solo per Amazon. E ha tantissimi fornitori disponibili supportati, qua c'è la lista, divisi per Stato, questi sono per United States, per l'America, sono letteralmente centinaia, come vedi. Poi ci sono per l'Inghilterra, che è dove opero io, perché io vendo in Inghilterra, ho l'azienda in Inghilterra e vendo in Inghilterra, ma ci sono anche per l'Italia, eccoli qua, anche se sono, diciamo, molto più ridotti. C'è Amazon stesso, perché puoi fare dropshipping da Amazon a Amazon. C'è Costway, Open Electronics, se non lo conosco, Zooplus, Silk Road, che sinceramente non conosco, poiché non vendo in Italia. Poi c'è Germania, insomma, per qualsiasi paese operate ci sono tantissimi fornitori. Ovviamente in America sono i più supportati, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere il resto. Prima cosa, ovviamente dovete avere l'account venditore Amazon, che è uno di questi, che è questo qui, come vedete. Se non ce l'avete, dovete prima registrarlo, può richiedere tempo, dovete avere una partita IVA o un'azienda per aprirlo, ovviamente, ma farò un video dedicato. Quindi una volta avete l'account Amazon, cosa dovete fare è collegarlo al software, che lo potete fare cliccando su impostazioni, su settings, seguendo le impostazioni, le informazioni, scusate, che in pratica dovete andare su Amazon, su permessi utente, che c'ho in inglese, però potete anche settare in italiano, visit manager your apps, quindi gestisci l'impostazione delle tue applicazioni, autorizza un nuovo programmatore, un nuovo sviluppatore e andrete a raggiungere questo qua, che è praticamente Screwgrid. Dovete mettere delle chiavi di accesso che sono private, quindi non ve le posso mostrare, ma vi spunteranno quando andrete qua su impostazioni e andrete a seguire, diciamo, la configurazione. Dopo che l'avrete attaccato, avrete il vostro software attaccato e possiamo andare a inserire il primo annuncio. Andiamo a vedere esattamente come inserirlo. Per inserire il primo annuncio dovrete prima cliccare sul lister qui e vi si aprirà questa pagina qua, che è, diciamo, la pagina gestionale di
discovrite dove potete inserire gli oggetti, c'è fare le impostazioni, i template, delle descrizioni, configurare un po' tutto. Ovviamente c'è una vasta guida su SchoolGrid in inglese, dove potete studiare un po' tutti i passi. Se non sapete l'inglese o volete un'spiegazione video, iscrivetevi al mio canale, vi mostrerò man mano come configurare tutti i software, poiché ancora lo sto studiando pure io, perché sto iniziando da poco a utilizzarlo. Però usciranno altri video su come configurare i template, su come configurare i repricing e tutte cose. Questo video invece è concentrato a farvi vedere le prime configurazioni e inserire il primo oggetto. Ora, quello che dovete fare per inserire il primo oggetto, ovviamente, è scegliere un fornitore. In questo caso io ho scelto Argos, che è un fornitore inglese, un negozio inglese, e vado a inserire questo, voglio andare a inserire questa lampada. Perché questa lampada? Perché mi sono assicurato, prima di tutto, che era presente su Amazon, la vedete qua, eccola, la stessa lampada, venduta a 42,99. Qui costa 18, considerando le fees Amazon e le tasse, c'è margine per venderla a prezzo migliore su Amazon, poiché se la vendessi a più di 42,99, comunque Amazon osterebbe questo annuncio, poiché Amazon ha un sistema a catalogo, come saprete, e non mostra un singolo annuncio per il venditore. Quindi dobbiamo assicurarci di avere il prezzo più basso per essere mostrati. Si chiama Win the Bottom, ve lo mostro, eccolo qua, Box Wins, che sono tutte le volte che il vostro annuncio ha il pulsante, che sarebbe questo, la pulsante acquistora. Quindi andremo a mettere un prezzo più basso di 42,99 e ci dobbiamo assicurare che abbiamo abbastanza margine. In questo caso ovviamente c'è. Quindi quello che dobbiamo fare, poi ovviamente andiamo a vedere le recensioni, vediamo che è ben recensito, andiamo a vedere i tempi di spedizione, un po' tutto. Quando ci siamo assicurati che può fare alle nostre aspettative, che può stare alle nostre aspettative, andiamo a cliccare il link, lo copiamo e andiamo sulla pagina Easter di prima. Incolliamo il link, se vogliamo anche le varianti lo clicchiamo, io solitamente non utilizzo le varianti, e clicchiamo processa. Attendiamo che il software fa il suo processo, il suo caricamento. Ci può stare un po'. Nel mentre volevo condividere con voi dei risultati che io ho avuto, ho iniziato questa settimana e ho fatto con un singolo prodotto, anzi due prodotti, anche se uno l'ho venduto solo una volta, ho fatto 172 sterline di vendite, con circa 65 sterline di profitto, quindi siamo sulle 80 euro di profitto questa settimana e circa 172 sterline. Da specificare che per me è un business nuovo, o perlomeno è un software nuovo, quindi ancora sto studiando, non ho inserito tanti prodotti, ne ho inseriti solo due per cercare di capire. Con quei due che sono riuscito a inserire in una nicchia ben ricercata in questo momento, tra l'altro ricordo di iscriverti, che presto usciranno video dedicati alle nicchie e ti potranno servire, ho fatto 172 sterline di vendite. Ok, qua ha finito di caricare, come vedete ha esportato tutto il prodotto. Il brand, se volete il brand, andate a inserire il vostro brand. Questi qua, PC, IN, non sono da non toccare, MPN da non toccare. Se volete, potete migliorare l'annuncio mettendo il peso, le foto, il titolo, magari andiamo a togliere Argos, anche se comunque vi ricordo che poi sarà inserito in questo annuncio, quindi comunque lo ritroverete qua. Le immagini e la descrizione, se volete modificarla. Una volta avete modificato tutto, clicchiamo di nuovo su processa e si aprirà Wise Lister, perché SchoolGrid si appoggia a Wise Lister, dove potremo completare la nostra configurazione. Ovviamente in fase di configurazione di SchoolGrid vi farà configurare anche Wise Lister, perché sono integrati, non vi preoccupate. Quello che dovremmo fare qui è Show More e andiamo a inserire l'articolo come nuovo e basta, e possiamo cliccare lista, place the item. Ok, dobbiamo ora quindi aspettare semplicemente che finisce. Se noi andiamo qui su nuovo su SchoolGrid, andiamo su item list,
vedremo tutti i nostri upload. Qua c'è quello che abbiamo appena fatto, come vedete, Home Hopper Plus, che se ci clicchiamo ci riporta sulla lampada di prima. Come vedete, la lampada di prima. E qua c'è lo status, che in questo momento è in pending list. Quando sarà, diciamo, listato, quando avrà finito, ci sarà uno stato di listed, così vuol dire che sarà finito. Qua ci sarà anche il link su Amazon, dove ci volete cliccare e vi riporta lì. Se c'è qualche errore, come questi, vi spunterà un messaggio e potete fare vedi l'errore, e qui ci sarà l'errore. In questo caso non è stato inserito perché ci sono questo, il venditore, in questo caso io, non sono autorizzato a vendere il prodotto sotto questo gruppo, sotto questa categoria, perché su Amazon ci sono categorie in cui si ha bisogno prima dell'approvazione. Non potete, a differenza di eBay, vendere su qualsiasi categoria. Se volete vendere in categorie speciali, come ad esempio musica, dovete avere l'autorizzazione richiesta da Amazon seguendo determinati requisiti per poter vendere sotto quella categoria. Questo è l'errore a cui si riferisce. Inoltre, aver finito, qua ci impiegherà 5-10 minuti, il vostro annuncio sarà pronto su Amazon per vendere. E sarete già pronti. Ora, il mio obiettivo è raggiungere, sono 172 questa settimana, inserire nuovi oggetti, cioè tenere d'occhio, perché ancora sto imparando anche io un attimo Amazon, che è profondamente diverso da eBay. È vero che faccio Amazon FBA, se mi segui lo sai, però è molto più diverso rispetto al dropshipping, poiché con FBA Amazon si occupa di tutto. Il mio obiettivo è portare questi 172 almeno a 2000 a settimana, con circa il 20% di profitto, e vi terrò aggiornati comunque su tutto lo status, quindi ricordati di iscriverti. Bene ragazzi, spero che il mio video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e che abbia chiarito qualche idea. Se volete iscrivervi a Screwgrid, vi lascio il link in descrizione, in modo da poter avere uno sconto sul vostro primo piano abbonamento. Se volete contattarmi, ricordate, sono sempre disponibile su Instagram e sulle mail, via email, trovate i contatti in descrizione. Ti ringrazio di avermi seguito fino alla fine, ti aspetto al prossimo video, ciao!